Le fonti Instant Focus, bentrovati ancora sulle fonti TV. Leggete cosa abbiamo scritto in sovrimpressione: nuove regole. Allora, quando parliamo di nuove regole, bisogna prendere carta e penna perché significa che qualcosa da qualche parte sta cambiando. Oggi parliamo di multe, quindi andiamo già al finale della situazione, ma ovviamente in mezzo a queste nuove regole alle multe ci sono tante cose da dire a chi non accetta pagamenti digitali. Parliamo ovviamente di negozi, di attività commerciali che si rifiutano di vendere della merce a fronte di un pagamento con bancomat o carta di credito. Questo è un po' anche, se mi concedete questa piccola digressione, un atteggiamento culturale, cioè in Italia, per esempio, quando dobbiamo pagare un caffè, difficilmente ci viene in mente di pagarlo con il bancomat, cioè perché pensiamo per 1 euro cerco di avere l'euro come moneta sonante. Di fatto invece ci sono altri paesi nel mondo dove il pagamento con bancomat e appunto carta di credito è assolutamente utilizzato per tutto, anche per 50 centesimi per intenderci. E effettivamente ci sono anche molte resistenze, se vogliamo, anche da parte dei commercianti che ci comunicano di avere più spese, no? Quando hanno un posto. Adesso cerchiamo di capire se tutto questo è vero e perché in Italia oggi nel 2022 appunto c'è difficoltà ancora a volte a pagare con carte di credito e bancomat. Intanto, e attenzione perché però le regole cambiano e qui è l'argomento della puntata, e per chi non fa pagare con questi strumenti digitali ci sono delle multe. Saluto Giuseppe Miceli, Presidente Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte. Giuseppe, ben trovato. Ciao, buongiorno. Grazie, grazie per l'invito, dottoressa Longhi, è sempre un piacere. Buongiorno. Buongiorno, chiamami pure Manuela, Giuseppe, da un po', tanto che ci sentiamo e ragioniamo su questi temi, quindi Grazie. è molto più pratico. Ti ringrazio per la tua cortesia, la tua gentilezza. Allora, Giuseppe, io ho fatto un po' una premessa generale, no? Che però ci porta effettivamente a capire perché per come oggi nel 2022 ci sono delle cose ancora non chiare. Intanto ho detto bene che c'è un po' di resistenza a pagare col bancomat e la carta di credito per cifre magari piccole piccole. Hai detto benissimo, Manuela, e hai detto bene specificando che si tratta di un processo culturale che bisogna evidentemente riattivare o incentivare. È un fatto culturale quello che evidenziavi, quello di effettuare pagamenti, soprattutto quando si parla di micropagamenti in contanti. E in effetti, leggendo i rapporti più recenti della Banca d'Italia, emerge come fino al 2016, pensa un po', l'86% delle transazioni avveniva in contanti. Poi è stato l'effetto pandemia, lockdown, lotteria degli scontrini ad agevolare un po' i pagamenti in formato elettronico, ma Sì. culturalmente siamo ancora distanti. Sì, è vero, perché poi con la lotteria degli scontrini, eccetera, insomma, c'era la possibilità di avere del denaro, no? In cambio, e quindi si utilizzava più facilmente la carta di credito. Cosa cambia? Allora, dal 30 giugno di quest'anno 2022, appunto, partono le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carte bancomat, cioè le attività commerciali che fondamentalmente, a fronte quindi di qualsiasi pagamento, giusto, anche di 1 euro, qualsiasi cifra, ok, dovessero dire no, per favore mi paghi in contanti perché non mi conviene, adesso invento una qualsiasi scusa, potrebbe essere non mi conviene accettare questo denaro piccolo, eccetera, possono essere segnalati e quindi possono avere una multa, giusto? È così, dal 30 giugno. Perché la situazione è cambiata? Queste nuove regole dovevano essere introdotte, ma non da giugno, è corretto, Giuseppe? Sì, è corretto. In effetti la regola di rendere obbligatorio l'accettazione di un pagamento effettuato con moneta elettronica, moneta digitale, è una regola introdotta già dal governo Monti, quindi risale al 2012 con entrata in vigore 2013, l'obbligatorietà di accettare i pagamenti tramite POS. Quella stessa regola varata dal governo Monti prevedeva l'applicazione di una sanzione, ma il quadro sanzionatorio si sarebbe dovuto applicare a partire da gennaio 2023 e invece l'attuale governo vuole anticiparlo, è riuscito ad anticiparlo al 30 di giugno. Evidenziavi giustamente come al fattore culturale si abbina anche un aspetto economico che
procura quella ritrosia da parte dei commercianti ad accettare sempre il pagamento tramite POS, soprattutto quando si parla di micropagamenti. Il commerciante effettivamente l'obiezione che muove è il pagamento delle commissioni, che rischiano di superare addirittura il costo di un caffè, per esempio, quasi, insomma, sono più basse, però le commissioni incidono e sono uno dei motivi per cui i commercianti hanno questa ritrosia. Quindi, Giuseppe, queste commissioni esistono, cioè, perché qui facciamo proprio l'ABC della situazione, perché è giusto conoscere tutto, cioè è vero che quando noi paghiamo con il bancomat o la carta di credito, il commerciante ha delle commissioni che poi deve pagare a fronte delle transazioni, no? Che lui accetta. Sì, e questo infatti è un aspetto che stanno di nuovo portando in evidenza i rappresentanti dei commercianti, Confcommercio in particolare, a fronte di questa entrata in vigore del quadro sanzionatorio, obietta come ancora sono previsti costi di commissioni che gravano tanto sui commercianti quanto sui consumatori, e quindi chiede, forse giustamente, insomma, l'abolizione di queste commissioni almeno per i micropagamenti. Poi dobbiamo pensare che, oltre al fattore culturale... Ma non è fattibile toglierle definitivamente le commissioni, domanda, perché appunto, se no si rischia anche, cioè sai, no, sono quelle cose un po' fatte a metà, cioè te le tolgo per le piccole cifre, ma per le altre le lascio. Non sarebbe più semplice, però la domanda è assolutamente molto, cioè da profana, ecco, non sarebbe più semplice toglierle per tutte le transazioni? Sì, sarebbe più semplice, forse non sarebbe conveniente, diciamo, per gli istituti bancari. Infatti il timore che sento alle porte è che si arriverà come al solito ad una soluzione di mezzo, come dicevi te, e cioè secondo me, per quello che è un mio pensiero, credo che si arriverà a eliminare i costi di commissione per i commercianti, perché hanno anche, diciamo, una voce più forte, e invece rimarranno delle commissioni a carico dei consumatori, quali per esempio... Si pensa già di attribuire un costo di commissione sulle operazioni di prelevamento del contante, che quindi graverà sul consumatore, così da indurlo a non prelevare il contante ma a pagare direttamente la merce che acquista con il POS. Però vedete come questo poi finirebbe per scaricare quelle commissioni ulteriormente sui consumatori. Certo, certo, assolutamente sì. Allora, questo è un tema importante, però detto questo, commissioni sì, commissioni no, come abbiamo già anticipato, dal 30 giugno chi non permetterà il pagamento con il POS, attraverso il POS, avrà delle multe. Come funzionano le multe? Di quanto parliamo, Giuseppe? Allora, le multe non sono fortunatamente esagerate e quindi stanno sull'altro piatto della bilancia, cioè a fronte, come posso evitare di pagare le commissioni, dice il commerciante, rifiutandomi di accettare i pagamenti tramite POS. Però non si potrà più fare. Ma se rifiuto il pagamento tramite POS mi espongo ad una sanzione, ma la sanzione non è così alta, perché la sanzione prevista ammonta a 30 euro e poi c'è un incremento pari al 4% del valore della transazione commerciale. Ok, per fare un esempio, 30 euro per ogni transazione che non viene accettata. Sì, per ogni pagamento POS per ogni rifiutato. Pagamento POS rifiutato, ok. Per cui, per esempio, il commerciante che deve ricevere in pagamento una cifra, per esempio, di 25 euro e si dovesse rifiutare di accettare in pagamento il POS, si vedrà attribuire una sanzione di 30 euro più il 4% di quei 25 euro, quindi 1 euro, la sanzione sarebbe complessivamente, per un pagamento rifiutato di 25 euro, la sanzione sarebbe di 31 euro. Ora, sì, è un deterrente, ma è un deterrente debole, per carità, non voglio dire che bisognerebbe aumentare la sanzione. Piuttosto ragioniamo, come dicevi tu, sulle commissioni, insomma, se possibile. Ma infatti, ma quindi praticamente si rischia, potrebbe anche essere che alla fine sia più conveniente pagare una sanzione piuttosto che pagare le commissioni, cioè siamo addirittura a questo punto, sai perché lo dico così? Perché sennò sarebbe un po' fatta la carlona questa cosa, mi perdoneranno coloro che l'hanno pensata, lo dico in termini propositivi, però chiaramente se poi conviene di più pagare la multa, ma te lo sto chiedendo, non lo so, piuttosto che pagare le commissioni, mi sembra un po' raffazzonata la questione. In effetti il tuo è un ragionamento assolutamente coerente con quella che è la teoria del crimine economico elaborata da Sutherland, che dice, facciamo una valutazione, l'evasore fiscale fa sempre una valutazione in termini di costi e benefici.
Quindi il beneficio qual è? Non pagare le commissioni. Il costo qual è? Vedermi attribuire una sanzione minima in termini di importo. A quello devo aggiungere la probabilità di essere colto nella flagranza, per cui ecco da dove nasce quel fattore culturale che mi porta a continuare a rifiutare pagamenti tramite POS. Sì, ecco, appunto. E, ottimo, ci sono quindi, mi pare di capire, ancora un po' di punti interrogativi nel momento stesso in cui comunque le regole si avviano, cioè da giugno, insomma, non da domani, però chiaramente c'è possibilità ancora che venga cambiato qualcosa? Possibilità o rischio, non lo so poi come lo vogliamo definire, perché poi se le cose continuano a cambiare è chiaro che c'è ancora più confusione. Ma se si doveva cambiare qualcosa, il tempo per farlo c'è stato in abbondanza, perché questa è una norma che è entrata in vigore nel 2013 e l'applicazione del quadro sanzionatorio era rimandata al 2023, quindi ci sono stati 11 anni abbondanti e non lo si è fatto. Se invece mi chiedi come mai si tende adesso ad anticipare l'entrata in vigore, seppure di un periodo così ridotto come 6 mesi, beh, allora non posso fare a meno di vedere la concomitanza con un altro provvedimento a cui sta guardando il governo, cioè quello di rendere accessibili i dati che riguardano i pagamenti elettronici pure all'Agenzia delle Entrate. E quindi capisco che la manovra del governo probabilmente non è incassare quei 30 euro di sanzione, ma è indurre i consumatori all'utilizzo sempre più imponente del POS, del Bancomat, delle carte di credito, così che quei dati poi potranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate e avviare sulla base di quelli una serie di attività di verifica, di accertamento. Ecco, io la vedrei più sotto questo punto di vista l'intervento di anticipare l'entrata in vigore di queste sanzioni. Ok, infatti, allora anche questo è un punto su cui voglio fermarmi un istante con te per questo motivo. Diciamo che ovviamente questi provvedimenti vengono fatti per la lotta all'evasione fiscale, quindi si vuole rendere tutto più trasparente, chiaramente, no? E anche per utilizzare meno il contante. Come hai detto tu, appunto, il fisco chiederà l'invio dei pagamenti avvenuti attraverso il POS all'Agenzia delle Entrate, quindi tutte le transazioni avvenute con moneta digitali verranno comunicate all'Agenzia delle Entrate. Tu l'hai spiegato molto bene, io ti faccio la domandina un po' provocatoria, ma è un modo per fare cassa fondamentalmente? Cassa, perché poi cassa si fa, insomma, è il mestiere del fisco. Il mestiere dell'amministrazione finanziaria, sì, però ecco, c'è questa concomitanza, come vedi, insomma, non è sfuggita nemmeno alla nostra attenzione, il fatto di anticipare queste sanzioni e poi lavorare sulla tempistica. Ah, giusto, cioè la tempistica, perché tutto questo doveva partire da gennaio 2023. È stato anticipato a giugno di quest'anno, come dire, viste poi le difficoltà che stiamo attraversando a livello statale di conti, diciamo, e con tutto quello che ancora arriverà, perché no, ne parliamo sempre, Giuseppe, aiuti che il governo deve mettere in conto per imprese e famiglie in questo momento difficile, quindi si cerca di attingere in questo modo, cioè c'è il dubbio, poi vabbè, insomma, la lotta all'evasione fiscale è un problema che in Italia è fondamentale e va poi a incidere, esatto, sul bilancio statale, quindi ci mancherebbe altro. Se quello riusciamo un po' a sistemarlo, ci guadagniamo tutti. Ecco, però c'è questo, come possiamo definirlo? Questa concomitanza sì, con questo provvedimento. Peraltro c'è un'altra tessera di questo puzzle, Manuela, che emerge dagli ultimi rapporti della Guardia di Finanza, che hanno rilevato come spesso vi sia un accordo più o meno esplicito tra il commerciante e il consumatore che mira a evitare il pagamento tramite POS e quindi a evitare la fatturazione di quella operazione commerciale, così che il commerciante non paga le imposte, non paga le commissioni e il consumatore si vede riconosciuto magari uno sconto che il governo questo auspica. Dovrà essere più basso della sanzione, così che questo accordo malefico tra il consumatore e il commerciante possa mancare dei presupposti. Quindi la vedrei come una manovra più ampia in termini di maggiori entrate. Sì, però scusami, non si rischiano, cioè per evitare le commissioni, per evitare le multe, per evitare tutta una serie di cose, non si rischiano più, e visto che l'obiettivo è quello della lotta all'evasione fiscale, non si rischiano più pagamenti in nero? Sì, infatti il rischio che
sta su uno dei piatti della bilancia è proprio il pagamento in contanti. Che è quello che dicevi tu, certo, assolutamente. Ed ecco perché c'è questa maggiore propensione ancora che dobbiamo smontare. Riusciremo a smontarla con la lotteria degli scontrini o con queste sanzioni? Con l'abbattimento dei costi di commissione? Beh, se mettiamo insieme tutte queste componenti, ci vorranno degli anni, ma insomma si potrà lavorare in questa certo. direzione. Ecco, alla domanda che è comparsa adesso in sovrimpressione, appunto, Bancomat e carte di credito, come accertare irregolarità? Non sarà anche un po' complicato poi l'accertamento, il controllo? No, quello è tutt'altro che complicato per gli ispettori del fisco, perché si fa un'analisi di quello che è la capacità economica di un soggetto in termini reddituali, in termini di patrimonio, per cui se un soggetto ha una capacità reddituale pari a 100, ma dai suoi pagamenti effettuati tramite POS, carta di credito, bancomat, risulta abbia speso 200, ecco che c'è questa discrasia che fa scattare quantomeno un'attività di accertamento, per cui poter contare su quella banca dati, quella dei pagamenti effettuati tramite POS per l'Agenzia delle Entrate sarebbe un valore aggiunto, nonostante già faccia affidamento su oltre 160 banche dati, l'amministrazione finanziaria, quindi un potere informativo importante. Ok, ma ci sono altri paradossi, qualche cosa che non ti quadra in tutta questa operazione o abbiamo già detto le questioni fondamentali? Ma il paradosso più forte quando si parla di pagamento, obbligo del pagamento tramite POS è quello che ha generato il governo Monti, non lo dico con un senso critico, ma insomma una legge che prevede l'obbligatorietà dei pagamenti tramite POS, che viene emanata nel 2012 e rimanda l'applicazione di un quadro sanzionatorio, peraltro non così pesante, no? Abbiamo fatto un esempio, 30 euro di sanzione, rimandato di oltre 10 anni, è per me un paradosso, cioè non si può rendere, purtroppo siamo in un paese in cui non si può rendere obbligatoria una norma, una regola, senza prevedere il deterrente di natura sanzionatoria, l'esperienza ci insegna questo. Noi veniamo da una cultura, come dicevi tu all'inizio, Manuela, in cui il più furbo è colui che riesce a pagare meno tasse. Se guardiamo alla cultura americana, invece, per esempio, vediamo che il valore di un imprenditore lo si misura in termini di tributi che paga. Cioè, quello è un imprenditore che vale $1 milione perché lui paga tasse per $1 milione, quindi il suo valore è notevole. Invece da noi c'è ancora la tendenza a dire quello per esempio è un bravo professionista perché riesce a non pagare le tasse, è una questione culturale. È vero, è vero. Ma un'altra cosa culturale, guarda, ti faccio questa domanda prima di salutarti, a proposito delle sanzioni, no, che partiranno per chi non accetterà i pagamenti tramite il POS, ma noi in Italia non abbiamo sempre un po' un modus operandi punitivo, cioè al posto di agire, no, sul cambio culturale, no, che è quello di cui stiamo parlando, tac, diciamo, vabbè, ti do una bella multa se non fai questo. È vero che attraverso anche questo modus operandi punitivo magari si ottiene l'effetto, però poi dopo si aggira l'ostacolo se non si cambia, no, mentalmente. Cosa ne pensi? No, hai completamente ragione. Quando dicevo bisogna prevedere un deterrente di natura sanzionatoria, purtroppo è una cruda realtà, ma come dici te è importante ragionare in termini di educazione finanziaria. Forse bisognerebbe ripartire dalle basi e spiegare a cosa serve all'amministrazione finanziaria incassare i tributi, le tasse, le imposte. Serve a mettere a nostra disposizione noi contribuenti tutti i servizi pubblici, per esempio. Quindi se ripartissimo da un impianto culturale in materia anche tributaria, finanziaria importante, forse avremmo la speranza di salvarci da questa piaga che è l'evasione fiscale. Esatto. Poi, no, bravo, educazione finanziaria, sai che io la seguo molto e peraltro è proprio la differenza anche tra tasse e imposte, cioè bisognerebbe, noi quando paghiamo, quello che paghiamo dovrebbe, e uso il condizionale perché purtroppo non sempre è così, perché a volte bisogna tappare invece i buchi di bilancio statali, dovrebbero questi nostri soldi essere utilizzati per darci dei servizi, allora lì sì che pagheremmo anche volentieri le tasse, invece la tassa è diventato ovviamente un termine sempre più negativo proprio perché poi non vediamo tornare in maniera uguale il servizio, no? Che evidentemente dovrebbe essere invece
Fatto, lo so, perché no, è vero, serve proprio ribadire anche queste differenze e a cosa serve pagare, però poi se nella pratica non ci aiuta anche lo Stato a capire che risponde alle nostre esigenze, è complicato inculcare questi messaggi, ma ce la faremo prima o Hai poi, prima o ragione. poi. Allora, grazie Giuseppe Miceli, Presidente Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'arte, per chiarirci sempre anche dei concetti che non sono propriamente, come dire, semplici e banali, cioè di facile comprensione. Quindi grazie mille e a Grazie a voi. presto. Grazie a Grazie, voi. a presto.